Ciao ragazzi, sono Arcadi Nammer e sono qua per la recensione del secondo episodio della serie Netflix di Cowboy Bebop. Ho fatto già la prima, diciamo, reaction, prima recensione e analisi e avevo detto che le avrei fatte per tutti gli episodi. E quindi dovrei andare a dormire, ma ho visto della merda, che è il secondo episodio di Cowboy Bebop al pari del primo episodio, e quindi devo per forza parlarne, sfogarmi un po'. Bene. Farò una parte no spoiler brevemente. Ho fatto un sacco di video su Cowboy Bebop, la serie anime. Metto qualcosa qui sopra, per favore. Non fatemi ripetere le cose. Iscrivetevi, mi raccomando, sostenetevi perché porto un sacco di video a 360 gradi dagli anime, i film appena usciti, ai film degli anni 40, gli anni 20, gli anni 30, noir, horror, tutto quello che volete. Quindi farei una parte no spoiler su il secondo episodio. Prima stagione di Cowboy Bebop serie Netflix, cosa dire? È una merda perché rovinano tutti i personaggi, è bruttissimo, è stupido quello che succede, soprattutto se conosci l'anime. Quindi andrei in parte spoiler, scusate, fra 5, 4. Via! Sono molto stanco, ragazzi, ve lo dico, se mi vedete un po' così è perché sono stanchissimo. Col mio quadernino, fedelissimo, andiamo a vedere. C'è pochissimo da dire, una puntata brevissima che vuole unire un po' diverse storie. Uno, in parte abbiamo Teddy Bomb, Teddy, il nostro bombarolo preferito perché ha visto l'anime, ovviamente, e poi ne parliamo. C'è Ana, il personaggio di Ana, che è la. Diciamo il confidente, anzi la confidente di Spike che si lega al suo passato, e poi c'è anche quello, la storia sul locale jazz e sul transessuale, che non mi ricordo mai il nome, ok? Che qua è completamente diverso. Io ho capito cosa vogliono fare, vogliono rendere le storie più lunghe, quindi magari non relegare, come era bellissimo nell'anime, un episodio magari per ogni personaggio secondario, ma magari portarselo nel tempo. Però qua si fallisce miseramente perché, come ho detto prima, il senso di mistero sembra essere annullato, quindi fino al primo episodio sappiamo tutto di Spike, del Red Dragon, abbiamo visto Giulia e anche Anna. Anna qua è un problema, perché se nella serie di per sé potrebbe andare anche bene, che è diventata una sorta di mamma del Queens, ricchissima, che cammina con la pelliccia, no? Così che dà ordine agli uomini, black ovviamente in un locale dove suonano black, eccetera, dove sono tutti molto inclusivi, può andare anche bene, per carità, non sto dicendo, però chiaramente si toglie qualunque fascino che c'era nell'anime, perché Anna era una donna con una tabaccheria, mi verrebbe da dire, ed era triste, una donna triste, malinconica, che incontra Spike verso la fine della serie, quindi era tutto un crescendo perché non sapevi se avesse degli amici, Spike ancora. Qua niente, la buttano subito sui luoghi comuni, anche il loro incontro è proprio da, sembra, James Bond con M in Casino Royale. Ecco, uguale, identico, c'è lo schiaffone, anche se quella parte è girata benino, quindi paradossalmente è la parte migliore della puntata, perché se si apre la serie con loro in chiesa e c'è le battute sul piscio e sulla merda, eviterei. Cioè, questo sicario che vuole uccidere Spike, allora qua si insiste sul fatto, accettiamolo, che tutti credono Spike morto, in realtà lui è vivo e quindi lo verranno a cercare. Completamente diverso, completamente molto banalizzato rispetto all'anime, dove era un gioco manipolatorio fra Vicious, e poi ne parliamo, e Spike, perché Vicious sapeva che Spike era vivo e aspettava per farlo venire a sé, essenzialmente, no? Qua invece l'hanno impostata molto più facilmente. Vabbè, accettiamolo, quindi mandano il suo sicario e Spike. Ah sì, scusate, non l'ho detto, ma qua, siccome non sono i personaggi originali, sono stanchissimo, si vede, Spike è Star-Lord, ok? Qua non c'è Faye, che sarebbe Gamora,
Jet rimane getto, cioè sarebbe Jet che gli assomiglia ancora non troppo, ma non troppo. Vicious l'avevo chiamato collezionista, ma più magro, ma qua d'ora in poi lo chiamerò belli capelli. Giulia e Giulietta, perché non è Giulia. Andiamo un attimo quindi su Vicious e Giulia. C'è questa scena ridicolissima, secondo me, degli antichi, di questi nanetti giapponesi, come c'era anche nell'anime della Yakuza, così che invitano Vicious a mostrarsi davanti a loro con questa ipertecnologia. Ma la cosa strana è che sono mezzi nudi, cioè hanno preso Vicious nel mezzo della notte insieme a Giulia, non si capisce bene perché, mezzi nudi in vestaglia per far vedere che lei è buona, insomma, e niente, c'è questo messa alla prova, è brutto, è brutto perché se tu non hai visto l'anime ti potresti chiedere giustamente: ma che cazzo è Vicious? Perché gli fanno fare questa cosa? Non si capisce. Nell'anime era chiarissimo anche se è mostrato poche volte, qua non si capisce un cazzo. E niente, qui è un gioco per chi ha visto l'anime, è sbagliato, è scorretto. Mi dispiace, non è accettabile. E quindi c'è questa prova come Isacco che doveva sacrificare suo figlio, poi in realtà no, quindi c'è il litigio con Giulia. E la cosa terribile è che hanno storpiato entrambi i personaggi, sia quello di Giulietta, cioè Giulia, che non è lei, sia quello di belli capelli, Vicious, perché Vicious qua è un uomo pieno di amore per Giulia, emozioni per lei. No, Vicious ama solo se stesso nell'anime, non c'entra un cazzo questo, che ha dei capelli bruttissimi, finti, fintissimi, non ha lo sguardo cattivo, sembra un coglione, perché è un coglione. Giulia, la nostra Giulietta, la fanno, ecco, mi ricordo la Giulia di Ken il Guerriero, proprio quella la dinamica, no? Ed è interessante perché è un po' quella anche riferito al Ken il Guerriero, perché nell'anime di Cowboy Bebop cosa succedeva? Che Vicious stava con Giulia per sfregio a Spike. Qua no, no? E se recuperiamo Hokuto no Ken, che è il guerriero, un po' era così, perché Giulia veniva catturata dal biondo pazzo, non mi ricordo più come si chiami, anche per dar fastidio a Ken, no? Ok? E qua invece no, è un pazzo. È un femminicidio quello che si cerca di fare nei confronti della nostra Giulietta, quindi un pazzo maschilista che picchia le donne, anche abbastanza coglione, come vediamo nell'ultima scena. Top, top, top. Un'altra cosa, il discorso fra Ana e il nostro Star-Lord, il vero nome di Spike Spiegel in questa serie che è Cowboy Galaxy, non l'ho detto l'altra volta, è il fatto che Jet non sappia che lui faceva parte dei membri del Red Dragon. Però nella prima puntata si faceva capire che Jet lo sapesse quando aveva detto: allora vai a affrontare i Red Dragon, dobbiamo andarci. Ah, io avevo intuito che Jet li sapesse, qua sembra di no. Controllerò molto molto bene. E poi un'altra cosa, il nostro Star-Lord, quando sta andando via, devo dire, bello, l'unica cosa davvero bella è dentro il locale di Ana. C'è una bella atmosfera, devo dire, bella, sì, mi ha ricordato un po' l'anime. Ok, ma basta. Okay. Lì Spike dice: io non ho conti in sospeso. Errato, ne hai un pochino. C'è Giulia e c'è Vicious, giusto due. Ma chiaramente, se sono questi, Giulia e Vicious non ha conti in sospeso. Intendiamoci. E poi, cos'altro c'è? Ah sì, umanizza Vicious in maniera ridicola, come abbiamo già detto. Ted Bomb, non mi ricordo mai il cognome. Teddy Bomb, ecco. Il nostro carissimo Teddy. Ricordiamoci l'anime. Ok, una delle puntate più belle perché faceva morire da ridere, era molto profonda e c'era un personaggio meraviglioso che era quello di Andy, il Cavaliere Bianco, no? Qua cosa pensate che succeda? Ted Bundy è un... perché Ted Bundy? Teddy Bomb è un coglione.
Perché sì, è uno in mutande con una testa da orso, anche lui mette capelli improponibili per uscire di casa. Cazzo, non c'è Andy. Ma voi vi rendete conto? È come se io volessi fare un film, che ne so, su Lupin e non ci metto Zenigata. È quello il senso, no? Non c'è Andy. E quindi il senso che ti dà l'anime di essere un qualcosa di divertentissimo, uno degli episodi più belli, anche più divertenti, ma di tutti gli anime in realtà, qua è uno stronzo su una nave, mezzo nudo, in mutande con la testa da orso, che si dibatte, non fa ridere, non fa ridere. Loro pensano... Chi ha creato sta cazzo di serie che buttare delle cose a caso, strane, ok? Funzioni con una bella fotografia, ma se buttaci dentro. Fa schifo, penoso. Personaggi mal presentati, butta di mezzo a cazzo di cane. Primo episodio una merda, questa è una merda. Top, siete davvero.